problema non è di volere o non volere la nave. Noi ovviamente abbiamo profondo rispetto del lavoro della magistratura, per cui faccia tutto quello che deve fare con i sopralluoghi a bordo, in sicurezza, senza alcun problema qui nel porto di Brindisi. Una volta terminati i sopralluoghi, decida immediatamente, questo è quello che noi chiediamo, perché se la nave deve essere demolita a Brindisi, ben venga, perché c'è una cantieristica navale perfettamente in grado di occuparsi della demolizione della nave. Se invece deve rimanere come un relitto per una decina d'anni qui, come è successo in passato per altre navi durante il grande esodo albanese degli anni 90, questo non ci sta bene, perché il porto di Brindisi, le banchine del porto di Brindisi servono per creare economia, certamente non per ospitare ferraglia. È un danno d'immagine per la città. È un danno d'immagine notevole, questo come si può vedere tranquillamente anche attraverso le cartografie, questo è il punto d'ingresso del porto, per cui tutte le navi passeggeri transitano da qui e francamente non è l'ideale. Qui attraccano navi mercantili ma anche le navi da crociera, e siccome per la stagione 2015 sono previsti decine di approdi di navi da crociera, francamente è un danno notevole per il porto di Brindisi, per la sua economia, e riteniamo che proprio per questo vada assunta una decisione responsabile da parte della magistratura. Io sono certo che la magistratura barese farà il suo corso nel più breve tempo possibile, ma ripeto, se deve rimanere sotto sequestro per anni, il porto di Brindisi non è quello adatto, anche perché è un porto importante ed è bene che le banchine vengano utilizzate per i traffici, non per far sostare i relitti. Ci sarà una commemorazione delle vittime a Brindisi? Ma sicuramente, intanto abbiamo responsabilmente annullato tutte le manifestazioni del periodo natalizio, fuochi d'artificio, concerti e tutto il resto, perché qui ci sono le vittime, probabilmente qualcuno proprio sul fondo di quella nave, francamente non mi sembrava opportuno tutto qui.